che mi tocca. Oh, è morto il Sai Baba, non volete mica rifarvi su di me? Fermi. Allora, ecco, ora io voglio sottoporvi qualche cosa di straordinario. Grazie per aver suonato, grazie. Non se ne andranno le persone. Magari facciamo qualcosa insieme, non se ne andranno le persone. Dove vuoi che vadano in questa città? Dove vanno? Che questo è il luogo di raduno di tutte le cose. Ciao, ciao, ciao. Signori! Togli audio. Togli. Guarda, regola. Allora, signori. Signori, allora io vorrei che voi per un attimo vi concentraste sulle facce alle mie spalle. Sta succedendo qualche cosa di straordinario. Guardate bene queste persone che sono cittadini come voi, che hanno fatto una lista. Guardateli un po'. E no, non voglio applausi, aspetta. Non sai ancora cosa devo dire, applaudi. Non ti devi fidare di nessuno. Allora guardateli bene e ditemi veramente, ma sinceramente dovete pensare e guardare e dire veramente con queste facce se hanno una minima possibilità di farcela. Allora io, da dove siamo pazzi, siamo convinti di sì, invece siamo convinti di sì. Sapete perché? Perché peggio di così non può andare. Perché è una lista fatta così di cittadini, perché nelle classifiche non siamo mai menzionati, nelle statistiche le percentuali di tasso di mortalità non siamo mai entrati. Allora il PD 14%, il PD 18%, il DV 7%, e alla fine arriviamo noi che siamo altri. Noi siamo altri e siamo orgogliosi di essere altri. Guardate che sta succedendo qualcosa di nuovo. Qua ci abbiamo fatto il secondo V-Day, ve lo ricordate? Abbiamo fatto delle cose, e se siamo qua di nuovo per un anno, io sto girando tutta la vostra regione meravigliosa. Arrivo da Cirié. Cirié sono un piccolo, hanno fatto una lista meravigliosa, ho parlato con gli abitanti di Cirié, proprio i nativi, ho detto come si vive a Cirié, e il nativo mi ha detto: manco le cani, caffè ne butto tutta a crocco, manco le cani. E ho detto, e allora ho detto, era un calabrese, e mi ha detto: ma io torno a Reggio Calabria perché qua c'è l'andrangheta. Allora il mondo sta cambiando alla velocità della luce, e allora questa politica non sa più cosa esprimere. Ma non voglio neanche parlare male dei morti, non voglio parlarne male. Noi siamo esclusi da qualsiasi procedimento istituzionale. Facciamo il referendum sul nucleare, non contano. Facciamo il referendum sul finanziamento dei partiti e diciamo di no, si cambiano le parole, da finanziamento i partiti diventano rimborsi elettorali, ed ecco che magicamente i partiti di destra, di sinistra, di centro si sono divisi un miliardo di euro dai nostri soldi, 500 il PDL, 400 milioni il PD meno L, fino a tutti gli altri, tutti, mangiano tutti. Ora io ho orgoglio di dire che questo è un movimento nato in rete senza soldi. La loro campagna pubblicitaria, non ci sono manifesti in mezzo a questa gente. Io ho fatto un giro per Torino, ho visto delle facce appiccicate con degli slogan. C'era un pensionato, non so chi cazzo sia, che dice: noi siamo oltre, l'oltretomba siete, perché lo guardi, ti tocchi i coglioni, ti tocchi. Fascino. Qui allora, signori, c'è una roba che sta succedendo, che è meravigliosa. Noi abbiamo fatto un V-Day, uno qui l'abbiamo fatto, abbiamo raccolto milioni di firme, le hanno buttate nel cesso. Noi come cittadini non esistiamo più e continuiamo a fare il referendum. L'unico referendum che dovremo fare è come quello del 1946. Quando abbiamo deciso se volevamo una repubblica o una monarchia. Oggi dovremo fare un referendum per decidere di essere democratici, cioè di avere la democrazia, o avere la partitocrazia, se vogliamo essere dei cittadini o dei sudditi. Basta! Italiani! Allora,
Abbiamo fatto evidenza, ha detto l'antipolitica, eccola qua l'antipolitica, i demagoghi, ci chiamano ancora i grillini, ci chiamano quelli che parlano male, e noi volevamo solo portare all'evidenza quello che era noto a tutti. Abbiamo fatto 3 leggi popolari, 350.000 italiani in coda per i documenti, con l'ufficiale e pubblico ufficiale, a firmare per diventare un paese normale, non per fare una rivoluzione. 350.000 firme buttate nel cesso, cosa chiedevamo mai di incredibile? Volevamo mandare a casa i condannati in Parlamento, mandare a mano a casa quelli condannati in via definitiva. Cazzo, che rivoluzione! Volevamo dire 2 mandati, dammi l'acqua. 2 mandati. Cos'è questo? Cazzo, biberon? 2 mandati. 2 mandati sono 8 anni, 10, diamo un po' di ricambio ai giovani, no? Sono lì da 20, 30, 40 anni, Fassina lì da 35 anni, la moglie da 40 anni a 20.000 euro al mese, non ti abbiamo dato la delega eterna. 2 mandati e vai a casa. E poi la cosa più clamorosa abbiamo chiesto, una legge elettorale, il voto di preferenza. Non c'è stato le elezioni col voto di preferenza, quindi non c'è un governo, non c'è un Parlamento eletto con la sovranità popolare. Di che cosa parliamo? Di che democrazia parliamo? Non abbiamo avuto il voto di preferenza, abbiamo 1.000 parlamentari nominati da 5 segretari di partito. Qual è il nostro compito? Chi siamo? Abbiamo paura di qualsiasi cosa. Cittadini di che cosa? Dei soprammobili. E allora oggi, non potendo cambiare le leggi elettorali, perché le cambiano con delle giustificazioni incredibili, si danno le regioni, tu ti prendi il Piemonte e mi dai l'Emilia, ti ci metto la Toscana e di resto ti do la Basilicata, fanno così. E allora ecco le leggi, abbiamo delle leggi nazionali che parlano chiaro e dicono che un politico non può fare più di 2 mandati, 2. Abbiamo il governatore della Lombardia, Forminchione è alla 4ª legislatura, 4ª! Ma dato, e la sinistra non dice niente, perché? Perché il governatore dell'Emilia Romagna è alla 3ª legislatura, sono tutte e 2 fuori legge. Noi abbiamo fatto opposizione, abbiamo preso gli avvocati, siamo andati contro e il giudice ci ha dato contro, ma il giudice mi ha chiamato a me da parte e mi ha detto: guardi Grillo, voi avete perfettamente ragione, sono fuori legge, ma io devo applicare la legge. E la legge dice che la legge nazionale va recepita dalle regioni, e dato che la Lombardia e l'Emilia Romagna non l'hanno recepita, ma che cazzo vuol dire? Che cazzo vuol dire che non recepisci? Allora anche noi non recepiamo, mi arriva una multa, non recepisco, che cazzo vuol dire? Vado a rubare, mi arrestano, io non recepisco il furto, e fanno il decreto, fanno il legittimo impedimento, fanno queste cose. Un governo che ci troviamo in guerra non lo sappiamo, ma almeno Mussolini in piazza Venezia ha avvisato gli italiani, ha detto siamo in guerra, cazzo, questi qui non hanno neanche avvisato, ci siamo trovati con una russa che dice siamo porti a decollare i nostri aerei, ma bombardati il culo la russa e non rompere i coglioni. Siamo con chi? Con il nostro Presidente della Repubblica che dice è una naturale conseguenza del patto con l'ONU. Ma l'ONU non ha mai detto di bombardare, l'ONU ha detto un patto di no-fly zone, significa che in quei territori non si deve alzare nessun aereo perché viene abbattuto, non bombardare le cose a terra. Stiamo scherzando, il mondo va in fiamme, col Marocco e la Siria, il mondo sta andando in fiamme, noi di che cazzo parliamo? Di vecchi di 74 anni, senza capelli, senza prostata, con un uccellino tutto bucherellato che si fanno le pippe, di che cosa parliamo? Ci mandano
mettono in crisi un po' di immigrati e ci lasciano soli perché capisci che non c'è lo Stato. Ti devi tirare sulle maniche tu cittadino ad accogliere, ed ecco la Lega che viene fuori. Gli immigrati fanno comodo, fanno molto comodo, specialmente sotto le elezioni. Alla destra che dice mandiamoli a casa, alla sinistra che dice accogliamoli tutti. Fa comodo all'economia perché li fai lavorare a 500 euro al mese in nero, e fa comodo alla mafia, all'ndrangheta, perché li assumono nella criminalità organizzata. Italiani, non dovete dire che sono bravi, lo sapete anche voi. Finalmente sentite delle cose che pensate anche voi. Lo Stato non c'è, lo Stato siamo noi. Noi recepiamo lo Stato come qualcosa di che ci fa anche paura. Abbiamo paura, abbiamo l'ansia. Una volta andavi verso la buca delle lettere, perché magari ricevevi una cartolina da qualche amico. Adesso hai paura ad aprirla. Hai paura ad aprirla perché magari c'è un'ingiunzione di Equitalia che ti vuol pignorare la casa per una cazzo di multa di 3 anni fa. Hai paura ad aprire perché c'è una bolletta dell'Eni che non capisci, a 1, a 2, a 3 conguaglio. Hai paura se sei un piccolo imprenditore, un artigiano, una piccola impresa, quando ti arrivano 2 finanzieri che ti dicono lei 10 anni fa ha venduto una panda, dov'è il bollo? Hai paura a sopravvivere, eppure una piccola e media impresa tiene in piedi questo cazzo di paese. La piccola e media impresa paga in anticipo le tasse, l'IVA, e prende i soldi dopo 250 giorni. Strozzati dalle banche. Io 2 anni prima del caso Parmalat, lo sapete benissimo, si sapeva com'era il caso Parmalat, lo diceva un comico. E una settimana fa ho aperto il telegiornale e ho visto una cosa indegna. Ho visto gli avvocati che brindavano felici, gli avvocati delle banche, perché sono stati tutti assolti, e brindavano con fuori 30.000 piccoli risparmiatori che l'hanno di nuovo preso per il culo. Questo è il nostro paese, 2.000 miliardi di debiti, quasi, andiamo 100.000, quasi 100.000 miliardi, 100 miliardi di euro di interessi sul debito. Abbiamo una precarizzazione di 6-7 milioni di giovani, abbiamo un tasso di disoccupazione alto che il 10, il 12, è oltre il 20, 22, 24, lo sappiamo chi ha i figli, io ne ho 6, 3 sono andati all'estero, io non voglio che i miei figli siano all'estero, io voglio che vengano a vivere qui in un modo decoroso, bello, che facciano quello per cui hanno studiato, e noi ci siamo fatti il culo per farli studiare. Sono populista, cazzo, sono populista, mi danno del... Ebbene sì, sono populista. E allora, qui non potendo fare le cose che fanno, mettono dei sindaci. Chiamparino, che nella classifica è uno dei più bravi sindaci, lo sarà anche, ma è fuori della storia. È facile fare i sindaci quando il comune di Torino è il comune più indebitato d'Europa. È buono fare il sindaco quando tu fai una metropolitana, l'hai fatta, facendo un debito per ogni torinese di 3.500 euro. È facile fare il sindaco spendendo i soldi che non fai. È facile amministrare a debito. È facile fare dei debiti del 350%. Questi non sono amministratori, non sono amministratori pubblici, sono amministratori delegati. Chiamparino è dentro con i suoi soci, è dentro al San Paolo, sono dentro le fondazioni, San Paolo è dentro il comune è dentro San Paolo, non trovate che ci sia un leggero conflitto di interessi? Che cosa, che paese è questo? Eppure la città è una città meravigliosa, nonostante tutto siete torinesi, avete 2 coglioni così, vi ha portato via la Fiat, i migliori ingegneri del mondo, insegnavamo al mondo come fare un'automobile, una diga, i migliori ingegneri, il Politecnico di Torino, cazzo, se abbiamo 2 coglioni così, e in televisione vedi sempre questi 4 cazzo di cazzoni che vogliono il contraddittorio. Vogliono il contraddittorio, come il ministro, questo come si chiama, Lupi, che è la figlia di Fantozzi, uguale. Lupi che vuole il contraddittorio con me. Io non vado a fare il contraddittorio a uno che dice delle bestialità, a un imbecille. Non ci vado, perché se io rispondo a un imbecille, uno che ci guarda vede 2 imbecilli che dialogano. Se...
Se i ministri vogliono un contraddittorio con me, devono averlo con voi, non con me, che vengono qui sopra e voi siete il loro contraddittorio. Ma non ce n'è uno in giro. Se si vedono, blindano le strade, blindano le piazze, girano coi guardiaspalla, vanno nelle caserme a fare le loro conferenze e si dividono 1 miliardo di euro. Noi come movimento l'anno scorso abbiamo preso con le nostre forze a Colletta a vendere magliette, io che giro col camper, caso sembro uno zingaro, Bicocovic. Abbiamo preso 500.000 voti, avevamo diritto secondo la legge dei rimborsi elettorali a 1.600.000 euro, ci potevano far comodo 1.600.000 euro, li abbiamo lasciati lì, non vogliamo partecipare al furto di denaro pubblico, l'abbiamo dimostrato. I due candidati che avete in regione, Biolè, poi parleranno loro, e Davide Bono, si sono diminuiti lo stipendio dell'80%, da 13.000 euro al mese, che è una cosa mai vista per un consigliere regionale. Se lo sono ridotti a 2.500, fanno i salti così già con 2.500 euro. Hanno proposto al Consiglio di fare altrettanto, li hanno presi a calci nel culo dentro il Consiglio, perché gli hanno tirato dei soldi finti, si sono incazzati del gesto, perché i soldi erano finti, si sono incazzati, lo dico io. E la RAI allora questi prendono 1 miliardo di euro e chiedono sacrifici a noi, poi vanno sui palazzi, vanno sui tetti, quando li abbiamo visti, solidarietà per i cassa integrati, gli operai, gli studenti, i ricercatori sui tetti, andavano su, li abbracciavano con quelle facce da italiani in gita, andavano lì ad abbracciarli, erano solidari, hai capito? E non c'è stato un parlamento, un parlamentare in Parlamento che si sia alzato e abbia detto: bene, quest'anno il mio partito rinuncia ai rimborsi elettorali perché li diamo in beneficenza ai cassa integrati, agli studenti e ai ricercatori. Non ce n'è stato uno. Ci prendono per il culo con i referendum, li abbiamo disaccorpati dalle elezioni, li abbiamo portati a metà giugno sapendo benissimo che con un quorum del 50% 25 milioni di italiani, se non avessero questi mezzi di comunicazione, non ci andranno mai a votare a metà giugno su dei referendum se non c'è il nucleare. Lo sanno, si potevano accorpare il referendum ed elezioni, ecco, l'hanno votato e per un voto non è passato, risparmiavamo anche 400 milioni, ma c'era il pericolo che passassero il referendum sull'acqua pubblica, sul nucleare e sul legittimo impedimento, allora l'hanno spostato di là, è stato votato e per un voto non è passato, un voto, eppure 10 del PD non sono andati a votare e 2 dell'Italia dei Valori non sono andati a votare. E allora e uno era Fassino perché era qui al centenario, 150enario. Signori, basta, questo è il passato, non mi interessa parlare di uno che ha 2 globuli, che viene qua a proporsi come il nuovo, che è 35 anni che dice le stesse cose. Noi abbiamo delle idee, le nostre 5 stelle sull'acqua pubblica, sulla mobilità. L'ingegner Palazzetti era uno della vostra Fiat, ha già fatto delle cose meravigliose, può elettrificare il traffico con una specie di pezzettino di plastica dove ci passa un cavo della corrente, non devi spaccare il territorio, la strada, lo appoggi, già i tassi che sono ibridi possono avere un sensore sotto, attaccarsi al cavo, attaccarsi a questa striscia, sposti la striscia, sposti i mezzi pubblici, non c'è da fare scavi, non costano niente, e questo è un vostro ingegnere. L'efficienza energetica dei vostri edifici, degli edifici pubblici, consumano gasolio, sprecano il 50% del riscaldamento, non sanno come fare le case, non sanno che c'è una bioedilizia, c'è le pompe di calore, c'è il geotermico, ci sono i pannelli fotovoltaici da mettere sugli edifici pubblici, non sanno come ci si muove, non sanno che cos'è un flusso di un traffico. Provate ad andare a quelli che sono in coda in macchina a dire: scusi, lei dove sta andando? Non lo sa, e che cazzo ne so, devo andare lì, prendere un documento, portarlo là, perché la maggior parte
fate di viaggi sono brevi, intensi, per fare cazzate che potreste fare a casa se avessi una linea veloce col computer e un servizio normale, intelligente col tuo comune. Noi parliamo di wifi libero e gratuito nelle piazze comunali, dove un ragazzo può andare a lavorare in un parco, non spostarsi con la macchina, andare in un ufficio a 50 chilometri. Noi parliamo dell'acqua pubblica, del circuito dell'acqua nell'agricoltura, nei palazzi, il recupero dell'acqua piovana che va nella lavatrice, la lavatrice va nel gabinetto scarichi la tua merdina con acqua piovana della lavatrice. Parliamo di cose che abbiamo già fatto, la raccolta differenziata, che non va niente in discarica e niente in inceneritore, perché il sistema Vede Lago ricicla il 95% dei nostri rifiuti, dando lavoro e facendo guadagnare tutti. L'abbiamo già applicato e si sta applicando in tanti paesi, compreso Treviso. Noi siamo quello che diciamo, siamo qui, siamo cittadini come voi e non fatemi incazzare. Non fatemi incazzare, perché uno mi ha fermato lì e mi ha detto: vai Grillo, vai, fagli un culo così, faglielo vedere, dai. E ci ho detto: tu, io aspetto un po' a vedere come si mettono le cose. Ecco, voi siete quelli che state aspettando da 40 anni che qualcuno venga a cambiarvi la vita. Non c'è nessuno che ve la cambia. Dovete rischiare qualcosa di personale. Questi siete voi, questi qui siete voi. Un po' del vostro tempo. Andate alle riunioni condominiali di Borgata, di Rione. Siete voi che dovete decidere come muoversi nel vostro Rione. Siete voi che ci abitate. La democrazia si rovescia dal basso. Noi facciamo i progetti. Noi facciamo i referendum propositivi senza quorum, la metà più uno e si approva. Noi facciamo i progetti, li portiamo in comune e loro, che sono i nostri dipendenti, eseguono. Noi dobbiamo diventare lo Stato, nei comuni, nelle regioni e al Parlamento. Io grido, non voglio parlare più. Ora, se voi vi girate, guardate quanti siete. C'è qualcosa. La campana è un augurio. Tanto tocchiamoci i coglioni lo stesso, che non si sa. Però qualcosa sta cambiando, ma qualcosa dovete deciderlo anche voi, giocarvi qualcosa. Tengo famiglia, tengo il mutuo, tengo il lavoro, non funziona più. Io chi me lo fa fare venire qua? Sono in un camper, faccio 4 comizi, lo vedete come sono ridotto, 4 comizi al giorno. Chi me l'ha fatto fare? Me lo dice anche mia moglie tutti i giorni e mi guarda in un modo strano, i miei figli mi prendono per il culo. Papino non guadagni niente, per una famiglia genovese è un delitto immenso. Io ho detto: eh sì, ma ci rifaremo in futuro, fai presto Papino. Chi me l'ha fatto fare? Me l'ha fatto fare per il fatto che ho 6 figli che non voglio che mi sputino in faccia fra 20 anni, perché avranno avuto un papà che non ha fatto un cazzo. Bene, questa è un'alternativa, è chiaro che non ce la faremo a diventare sindaco. Ha già vinto il globulo, ha già vinto Fassino qua, ha vinto la Moratti, ti do 20 milioni, se avessi io, chiunque avesse un marito petroliere che gli dà 20 milioni di euro, chiunque diventa sindaco, ti prendi tutti gli spazi, tutti i giornali, la televisione. La cosa fantastica che a Milano hanno fatto la rete è meravigliosa, perché non puoi più fingere, e hanno filmato la Moratti che con la borsa di Gucci, 2 guardiaspalla, uno che la riprendeva e uno che gli teneva un megafono, andava a fare shopping nei banchetti di vestiti da 5 euro. Una cosa, lei la mamma di Batman, ma allora, e di contratto c'era.
era il suo avversario, che non può avere nessuna chance, ha già vinto, che faceva come lei, scoprono la gente, perché i loro uffici marketing dicono devi andare in mezzo alla gente. E allora c'era Pisapia con un megafono, andatela a vedere perché è bellissimo, nei parchi di Milano con un megafono, davanti a quattro pensionati seduti, ma quattro, guardate il filmato, col megafono che diceva ma voi per chi votate? Questi lo guardavano e dicevano ma scusi perché col megafono? Ci sentiamo benissimo. E gli diceva se avevano la casa, perché la casa magari non ce l'avevano, perché la casa del Pio Albergo Trivulzio, quella per i vecchi, ci abitava la moglie, giornalista di Repubblica, che appena l'hanno scoperta ha dato le dimissioni. Sono questa l'opposizione. Il nano esiste perché non c'è mai stata un'opposizione. L'avete capito, sì o no? Fanno finta di protestare, poi sono d'accordo su tutto. Sono d'accordo sulla TAV, sono d'accordo sul cemento, che siano coprosso e impreci dello stesso. Sono d'accordo sul conflitto di interessi, la legge elettorale. Sono persino stati d'accordo sullo scudo fiscale, la più grande portata che abbiamo fatto. Abbiamo riciclato col 5% tutti i soldi della mafia. E il PD non è andato a votare. Poi va in piazza contro Berlusconi, il buga buga, il buga buga. Pensi di mandare via un putaniere per eccesso di puttane, sei scemo? Berlusconi è già morto, non hai visto Sarkozy, che era un centimetro più alto, lui è andato in crisi, che lo tiene per il coglione, il nucleare si deve fare, gli ha detto Sarkozy, si deve fare perché hanno svenduto la nostra sovranità popolare attraverso il debito, la Francia ha comprato un terzo del nostro debito, 511 miliardi di euro, ecco, e col debito ci tiene per le balle. Loro comprano il debito in cambio di fare 5 centrali qui, cosa che possono fare qualsiasi cosa, ma le centrali non le faranno mai, non le faranno mai. Se loro mettono il loro esercito, noi metteremo il nostro. Italiani, non ci può essere dialogo. Chiamano l'ingegner Battaglia in televisione a dire che a Chernobyl non è morto nessuno e vorrebbero il contraddittorio. Non devi arrestare uno così, non devi arrestare, non il contraddittorio. Bene, ora mi calmo e loro si presentano da soli, voi potete continuare ad andare avanti, noi non vi chiediamo e elemosiniamo nessun voto, assolutamente. Potete continuare ad andare avanti così a mettere una X e scegliere tra una merda fredda e una merda tiepida, come avete sempre fatto e abbiamo sempre fatto per 40 anni. Però è chiaro che lui non diventerà mai sindaco con i mezzi che abbiamo. Però il fatto che ci siate tanti così mi fa sperare che almeno due di questi, tre di questi ragazzi, che sono tutti ingegneri informatici, non sono dei coglioni, dei grillini. Vi ripeto, abbiamo architetti, ingegneri, avvocati, uno spacciatore, c'è, cioè, per tenerci un po' su, ma non c'è, l'hanno trattenuto, va bene. Allora, voglio dire, se ne entrano due, è come mettere dentro un terminale di un social network nel vostro comune, disinfettano, hanno le tecnologie della web, filmano, mettono su Twitter, su Facebook. Noi agiamo, siamo nati con la rete, loro non sanno neanche cosa sia la rete. Berlusconi ha detto una cosa in televisione, l'ho letta su Gogol, che ha scritto Anime Morte, che è la storia delle loro vite. Noi abbiamo questi sistemi, social network, replichiamo delle cose fatte, le replichiamo in tempo reale, entrano due di loro, è finito il giochino. Andate a vedere il bilancio di Torino, è perfetto il bilancio di Torino. Perché? Perché i trucchi li fanno con le delibere che non si riescono a capire. Noi abbiamo i più grandi conoscitori di trucchi sulle delibere del mondo, abbiamo i city manager con due coglioni così, entra uno di loro, porta fuori queste cose, li sputaliamo in 24 ore, vai a dare l'appalto alla sorella di tua cognata, non succederà più. E se uno di loro si fa montare la testa che gli offrono delle cose, gli altri lo controllano in 24 ore, se ne porta via i coglioni. Qui non c'è uno vale uno, ognuno è sostituibile dall'altro, è democrazia dal basso che non si è mai visto in questo paese. E allora perché non mandarne due nel consiglio? Non avete più niente da perdere. E vi dico una cosa, se non lo fate, se non lo fate come volete, ma se non lo fate, io vengo a casa vostra uno per uno
e vi pianto un casino. Io vi abbraccio, adesso parlano loro, io sto qui dietro con loro, perché sentiteli. Sentiteli cosa hanno da dire, sono persone come voi, non iscritte a partito, e ho l'onore di presentarvi uno dei gruppi rarissimi in questi tempi. Questo gruppo sono tutti incensurati! Loro sono giovani, non so, è chiaro che parlare una platea così non è normale, cioè io sono una vecchia baldracca, ma loro non sono abituati, hanno un po' di timore, dovete capire, ma impareranno, è semplice imparare, l'esperienza, dico, non abbiamo esperienza, può darsi. A Milano abbiamo candidato, hanno candidato un ragazzo di 20 anni, Matteo Calisa, 20 anni, tutti dicono, ma non ha esperienza, come loro, c'è già gente di 23, 24, 25 anni, non hanno esperienza di governare un comune e portarlo a debito, non hanno esperienza di un comune portarlo sulla cementificazione, non hanno esperienza sugli appalti truccati, non hanno esperienza facendo inceneritori con i soldi pubblici, non ce l'hanno questa esperienza e siamo orgogliosi. Chiediamo la parola. Ciao a tutti, io sono Adele Silvestri, ho 42 anni, lavoro in psichiatria e mi occupo di salute mentale, quella che ci vogliono far perdere a tutti i costi. Una sola riflessione voglio condividere con voi. Questa campagna elettorale il signor Fassino la fa con lo stipendio da parlamentare, un ricco stipendio, il signor Coppola lo fa con lo stipendio da assessore, entrambi non hanno ancora dichiarato se lasceranno le relative cariche. Noi tutti facciamo la campagna elettorale con le nostre ferie e i nostri permessi, quindi sono indignata ed è giusto che la politica sia azzerata nei costi, proprio perché così si fa politica. L'ultimo, un ricordo a tutte le donne che devono tornare in politica, a Marinella De Notav, che è stata mangalenlata lo scorso anno in Val di Susa, a lei e a tutte le donne. Grazie. Io vorrei condividere con voi un sogno. Il sogno di una città uguale per tutti, il centro come le periferie, una città a misura di bambino, una città anche per gli animali. Noi dobbiamo amministrare questa città come una grande famiglia. Poter dire un domani ai nostri figli, anch'io, io ne ho quattro, noi almeno ci abbiamo provato a cambiare le cose, basta, veramente basta con gli sprechi, con l'abbattimento, la costruzione di cose inutili, poi l'abbattimento, abbiamo visto Atrium, cosa ne hanno fatto, lo stadio delle Alpi, basta, uno si sveglia la mattina e i Tourette decidiamo di non farli più. Ecco, costruiamo una città diversa, costruiamo un futuro per i nostri figli. Mio nome. Io sono Vivi Rosso, nata a Viviana Ferrero, scrivo come Vivi Rosso, grazie. Grazie a tutte e tutti, grazie a Beppe per essere qui. Mi chiamo Agostino Formichella, ho 35 anni e sono esperto di comunicazione e internet. Sono incensurato, come ha detto Beppe, non ho mai avuto tessere di partito e voglio dare due messaggi. Uno a tutte le persone che rappresentano il 35% dei torinesi che non andranno forse a votare. Quest'anno siete chiamati a dare la vostra opinione, la vostra opinione è molto importante perché il vostro voto può fare veramente la differenza tra i non posso, non voglio, non me ne frega nulla della solita politica e dei ragazzi giovani come noi che vogliono prendere il toro per le corna e affrontare i problemi di questa città. Se invece voi, grazie, grazie.
Perché è importante votare, perché se vi stanno bene le cose così come vanno, almeno andate a votare chi vi promette che non cambierà nulla. Se invece la pensate come noi, che dobbiamo fare di meglio e che possiamo pensare ad agire diversamente per affrontare le sfide di questa nostra generazione, il 15 e il 16 maggio possiamo veramente fare la differenza e fare che ciò avvenga. L'importante è andare a votare, anche scheda bianca, l'importante è andare a votare. Il secondo messaggio lo voglio dare a voi che siete qui, abbiamo messo dei banchetti lì, è inutile dire non mi piace questa città, non mi piace questo paese e poi non dare il meglio di noi stessi per fare qualcosa, per cambiare qualcosa. Dovete andare lì, togliervi le pantofole, mettervi delle scarpe comode, venire con noi a dare dei manifesti, mettere dei volantini, telefonate ai vostri amici e parenti, mandate degli sms, email, dite a tutti che il 15 e 16 possiamo veramente cambiare questa città. Grazie, un abbraccio, Ago. Ciao a tutti, sono Silvia Busuito e ho 26 anni, sono mamma di un bimbo di 3. Mi sono accorta che la politica la facciamo noi, anche donne, tutti i giorni. Andiamo a fare la spesa, smettiamo di comprare cose con 3-4 imballaggi. C'è il dentifricio, sta nel tubetto, non serve la scatola per il tubetto. I pannolini, mio figlio usa una marea di pannolini, perché usare pannolini che inquineranno per sempre? Usiamo pannolini lavabili, è vero, ci vuole un po' di abitudine, ma dopo un po' ci si riesce, anche se si lavora, basta impegnarsi e basta, grazie a tutti. Ciao a tutti, io sono Serena Imbesi, ho 25 anni e sono una studentessa universitaria. Oggi vedo un sacco di giovani e sono molto contenta, e quello che vorrei dire è proprio per loro. Vorrei dirlo a chi ha la mia stessa età, a chi è più piccolo, a chi andrà per la prima volta a votare, a chi ci è andato già e chi ancora non ci può andare. Vorrei dirvi di informarvi, perché quello che sta succedendo attorno a voi è molto importante e solo un voto informato può essere utile. Quindi leggete in programmi e andate a votare in base a quello che leggete, perché solo così potete capire che cosa seminiamo adesso e cosa ci ritroveremo nel futuro. Ciao, sono Maura Paoli. Sono Maura Paoli, ho 26 anni e sono diplomata come tecnico dei servizi sociali. Collaboro con un'associazione che si occupa di un internet point in cui dei giovani immigrati insegnano agli anziani informatica. E io non ho un'auto e vorrei potermi muovere in questa città in modo libero e autonomo, perciò mi impegnerò a far sì che i mezzi pubblici siano sempre più efficienti e man mano gratuiti. Sono candidata come presidente della circoscrizione 3 e ho intenzione di mettere ogni consiglio, ogni riunione di consiglio online. Okay, ciao a tutti, io sono Xavier Bellanca, 24 anni, sono laureato in filosofia, mi sto specializzando in filosofia della biologia e bioetica. Brevissimo, quello che io credo veramente possa fare la differenza in questa città e comunque in genere è la cultura, è la cosa su cui premo più di tutti. Secondo me la cultura è veramente il nodo che non ci fa arrivare a votare chi dovremmo votare, che non ci fa capire quello che dovremmo capire quando leggiamo, che non ci fa capire cosa abbiamo davanti in quella scatola che guardiamo tutte le sere. La cultura non è un problema soltanto nostro, non vogliono che noi abbiamo cultura, è ovviamente una cosa fatta d'arte. Ecco, il nostro obiettivo, il mio obiettivo, ci tengo particolarmente, è riportare questa cultura ai legittimi proprietari, noi. Ciao, grazie. Ciao a tutti, io mi chiamo Chiara Pendino, ho 26 anni e sono laureata a pieni voti in economia da Bocconi. Io credo, anzi noi crediamo, che per amministrare una città ci vogliono sì competenze, capacità, ma anche e soprattutto onestà e trasparenza. Per esempio nel bilancio di Torino ci sono delle voragini spaventose. E cosa ha fatto? Chiamparino ha utilizzato i derivati per avere cassa subito, quindi tanti soldi da spendere. E poi ha spostato tutte le scadenze dei debiti sulle generazioni future, quindi su tutti noi in futuro. Quindi io davvero credo che noi, che possiamo cambiare le cose, ci dobbiamo attivare in prima persona insieme a questo gruppo per costruire un futuro migliore per Torino. Grazie.
Io sono Davide Armeni, ho 37 anni e sono uno, diciamo che sono un testimonial delle persone, vedo tutte le mattine, lavoro 3 giorni a settimana a Milano e quindi sono, diciamo, un testimone e ascolto sempre le persone che si danno un limite temporale e sono anche pensano anche ad un futuro di disoccupazione per poter riuscire a tornare nella propria città. E io conosco tanti miei coetanei che mi sono bloccato, scusate, fatemi un applauso, grazie. A gennaio mi hanno chiesto di entrare in lista e in soli 5 mesi, tra i mercati, i centri di ricerca che ho visitato, venerdì sono stato al centro di ricerca Telecom, ho maturato questa convinzione, cioè sono sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta. Io l'ho presa questa cosa come se fosse un secondo servizio civile, scusate, la seconda volta che mi incarto. Però vorrei che tutti desse una mano a noi, a queste persone che sono fantastiche. Veramente, se le conosceste veramente uno per uno, non avreste dubbi. Grazie. Ciao a tutti, io sono Raffaella Falelli, ho 45 anni e sono laureata in storia antica. Io vi dico che se vogliamo cambiare bisogna essere critici, consapevoli e informati. Quindi guardate meno televisione e leggete di più. Grazie. Ciao a tutti, mi chiamo Luigi D'Alberti, sono candidato presidente della circoscrizione 10, sono studente di economia. Se c'è un tema che mi sta particolarmente a cuore è quello della trasparenza. Penso che in ogni istituzione pubblica, grande o piccola che sia, dal Consiglio regionale alla circoscrizione, tutti gli atti e tutte le riunioni, tutti gli eventi devono essere messi online. E in particolare, se c'è un tema che mi sta ancora maggiormente al cuore, dato che sono di Mirafiori Sud, è la speculazione edilizia che sta per avvenire nel Parco Piemonte. La chiamano riqualificazione, si sbagliano. È una speculazione vera e propria su quel parco bellissimo che va soltanto tenuto meglio. Votate Movimento 5 Stelle. Buongiorno a tutti, mi chiamo Daniela Albano, 39 anni, ho 2 bambini piccoli. Quello che vorrei per loro qua a Torino è un'aria più respirabile, più pulita. Vorrei che non avessero la bronchite per tutto l'inverno. Ed è per questo che dico no all'inceneritore e chiedo invece che venga gestita la raccolta differenziata in maniera corretta, una raccolta differenziata spinta che possa arrivare a ridurre completamente i rifiuti. Grazie a tutti. Ciao a tutti, io sono Tiziano Mele, autista del GTT e volevo solo fare un appunto. Noi abbiamo sul programma un piano di mobilità ecosostenibile dove portiamo avanti i progetti per tutti ed è per questo che siamo contrari alla TAV. La TAV, se sapete, costa 1200 euro a centimetro. Noi non vogliamo fare la TAV. Cosa vogliamo? Vogliamo utilizzare questi soldi per la mobilità cittadina ed è per questo che siamo incazzati, non vogliamo sprecare i soldi dei cittadini. Ciao a tutti, Paolo Cales, 46 anni, ingegnere energetico, mi occupo di riqualificazione energetica degli edifici. Il mio mestiere principale è, come tutte queste persone, ognuno di noi ha una competenza specifica e ci siamo messi in gioco per portarvi informazione. Vi hanno messo chilometri di tubi sottoterra e vi hanno fatto passare il teleriscaldamento come miglior sistema. Io la chiamo la teletruffa perché vi hanno preso per le palle. Non avete dipendenza energetica, siete legati a loro e pagherete sempre quello che decidono loro. Svegliatevi, ve l'abbiamo chiesto. Fate informazione, chiedete, leggete, non ascoltate quello che vi dicono i vostri amministratori. Grazie, l'ho promesso ai miei. Bella! Ciao a tutti, io sono Maurizio Penna, ho 43 anni e laureato in architettura. Mi occupo di economia solidare, cerco di sviluppare di aiutare i gruppi d'acquisto ecosolidali che ci sono a Torino a trovare uno spazio loro per poter svolgersi.
Così, basta. Vabbè, vi ringrazio, ricordatevi il 12 giugno di andare a votare per referendum e votate anche per noi al 15. Salve. Buongiorno a tutti, io sono Aldo Curatella, ho 36 anni, laureato a pieni voti in ingegneria informatica qui a Torino. A Torino una delle emergenze è il lavoro, non se ne trova, è difficile mantenerlo, è sempre più precario. Però Torino è anche sede di due eccellenze a livello mondiale, il Politecnico e l'Università. Il nostro impegno a livello comunale sarà appunto questo, cercare di garantire una maggiore collaborazione tra queste due eccellenze e le realtà locali per favorire la creazione di impresa da parte dei giovani laureati, neolaureati, e anche far sì che non sia più necessario fuggire dall'Italia, da Torino, si attirino i nuovi talenti senza farli scappare e permettere quindi anche un accrescimento culturale e multietnico della città. Grazie. Ciao a tutti, io sono Antonino Iaria, sono un architetto e volevo fare una proposta. Visto che siamo abbastanza, io proporrei di farci dare una zona di Torino e la facciamo diventare a 5 stelle. Facciamo edifici che consumano zero, facciamo la mobilità sostenibile, facciamo rifiuti zero, cioè recuperiamo fino al 97% e tutto il resto che noi proponiamo. So che sarà difficile, so che se mai capitasse tutto il resto della città poi vorrebbe venire a abitare nella nostra zona. Quindi, visto che siamo abbastanza per farci un quartiere, poi sarà una circoscrizione, poi sarà tutta la città. Se volete accelerare le cose, fate vincere Vittorio Bertola come candidato sindaco e così evitiamo di fare tutto questo tran tran. Grazie a tutti. Ciao a tutti, mi chiamo Fabio Allegri, ho 22 anni e a differenza di quanto ha detto Beppe prima non sono uno spacciatore ma sono uno studente al terzo anno della facoltà di giurisprudenza e mi faccio un culo così. Qualche anno fa mi promisi una cosa molto semplice, cioè amando il mio paese quella che un giorno sarei riuscito a cambiarlo, e oggi sto muovendo i primi passi in quella direzione. Dateci una mano, grazie mille a tutti quanti. Siete troppo rock. Chi è? Chi c'è? Ciao a tutti, io sono Fabio Versace, ho 23 anni. Un anno fa ero da quella parte, poi mi sono cominciato a fare delle domande e ho detto basta, io voglio vivere in una città dove posso respirare, dove posso andare in giro con la mia cazzo di bicicletta senza andare in mezzo alla strada, che le piste ciclabili finiscono sulle rotaie del tram, queste puttanate qui. E adesso sono candidato nella circoscrizione 7 come presidente, votate il Movimento 5 Stelle. Ciao, siete troppi, troppi. Sono Miriam Cenegato, 39 anni, il nostro programma è il Movimento 5 Stelle, potete andarlo a vedere in qualsiasi posto, è facilmente raggiungibile. Io sono qui solo per ringraziare tutti voi che grazie alla vostra firma ci avete permesso di essere qua. Vi ricordo però che non basta, bisogna andare a votare, per cui andate a mettere la vostra benedetta croce con una mano sulla coscienza sul simbolo Movimento 5 Stelle. Brava, grazie. Francesco Tedemo, 31 anni, ingegnere informatico, avevo un'idea semplice, portare l'idea del movimento all'interno del mio condominio. Come condomino non ci sono riuscito, sono diventato amministratore condominiale del mio condominio. Con l'aiuto di un software sono riuscito a mettere online finalmente il bilancio del mio condominio e a mettere la rastrelliera nel cortile. Sono piccoli passi, però potete provarci anche voi come condomini e chissà anche come amministratore. Grazie. È meraviglioso, se riesci a farlo andare d'accordo un condominio, facciamo andare d'accordo l'Europa. Guarda. Signori, adesso Paolo, sì. Ciao, sono Paolo Anziano, sono responsabile di qualità in un'azienda tedesca. Sono laureato in scienze politiche e sono qui perché credo fortemente nella libertà d'espressione, credo fortemente negli aiuti alla ricerca, credo fortemente credo fortemente nello sviluppo sostenibile e credo che questo meraviglioso gruppo ce la faccia veramente. Ciao, grazie.
va sul palco, lui è perfetto. Buongiorno a tutti, Fabio Cambai, ho due figlie, sono responsabile del loro futuro. Il lavoro si può creare in qualsiasi parte della città. Barriera di Milano ha un'area dismessa di 56.000 metri quadrati, la Ipercoop vuole farci un supermercato con parcheggi aumentando il traffico. Basta, grazie a tutti. Ciao a tutti, mi chiamo Marco Nunnari, ho 27 anni e faccio il grafico. Io sono stufo di sentir dire da questa classe politica che chiede a noi ancora sacrifici, quando sono loro i primi che non sanno che cosa vuol dire un sacrificio. Uno, gli abbiamo chiesto come movimento a dicembre in regione se abbassavano lo stipendio e hanno rifiutato tutti all'unanimità. Quindi, secondo me, nelle amministrazioni dovrebbero esserci i cittadini che sanno cosa vuol dire sopravvivere al giorno d'oggi con meno di 1.000 euro al mese. Grazie a tutti. Sono Alberto Airola, ciao a tutti, ero qua sotto, sono un operatore, stavo facendo le riprese ai ragazzi, perché se non ci diamo da fare noi, nessuno farà niente mai per noi. E non si può più dire mi sono rotti i coglioni, non basta più, bisogna mettersi a fare qualcosa tutti insieme. Io da quando faccio politica con i ragazzi sto molto meglio, non mi incazzo più e spero che il mio quartiere, è vero, e spero che il mio quartiere multietnico, Barriera di Milano, migliori, lo facciamo migliorare. Grazie a tutti, votate il Movimento 5 Stelle. Ora chiuderà il portavoce della lista, candidato sindaco, è un ingegnere informatico. Quando ho letto il suo curriculum, quello di Bill Gates sembrava di un poverino che avesse fatto l'elementare. Bertola, ingegnere, grazie. Ciao. Ciao a tutti. Io mi chiamo Vittorio Bertola, ma lui viene da Genova e non sa come si dice. Sono ingegnere elettronico, mi occupo di internet e nuove tecnologie, come libero professionista e piccolo imprenditore. Ho ricoperto una serie di cariche internazionali, sono arrivato fino alle Nazioni Unite nell'amministrazione di internet e poi sono arrivato qui. E adesso sono il candidato sindaco di Torino del Movimento 5 Stelle. Ovviamente vi ringrazio perché è anche un grande onore poter ricoprire e fare questa esperienza bellissima, ma vi ho parlato del mio curriculum solo per una piccola cosa, perché troverete tanta gente che vi dice i grillini sono dei ragazzini, non sanno niente, magari hanno anche l'utopia in testa ma in realtà non hanno le competenze. Ecco, io alle persone che dicono così dico: venite a vedere il mio curriculum e il curriculum di tutte queste persone che trovate sul nostro sito, confrontatelo col curriculum di Coppola, di Fassino, dei candidati, dei partiti. Perché sono persone che come unica referenza hanno spesso aver fatto politica tutta la vita, e allora invece noi ci presentiamo per portare veramente delle competenze, delle cose che abbiamo imparato nella nostra vita, e questo è l'unico motivo per cui ogni tanto metto in giro il mio curriculum e per cui abbiamo cominciato a scrivere anche il mio nome in piccolo sui volantini, perché come avrete notato non c'è la mia faccia in giro e non la voglio assolutamente, anzi diffido chiunque dal diffondere la mia faccia su manifesti, perché c'è un problema tecnico per cui molte persone purtroppo ragionano scegliendo la faccia, quindi non vanno a vedere qual è il programma della lista che si presenta. Vabbè, non ci crederete, no, ma 10 minuti fa è passato qui dietro un passante che ha sentito Beppe e ci ha chiesto: ma voi siete con Coppola o con Fassino? Ecco, allora abbiamo ritenuto che sia il caso di spiegare che c'è un candidato sindaco del Movimento 5 Stelle e che è anche probabilmente qualificato, però non è questo il punto, perché oggi ci sono qui io, domani ci sarà uno di loro, uno di voi, cioè ognuno di noi qui è veramente una goccia in questo mare e mi spiace che non possiate vederlo, perché è bellissimo, perché ci saranno 10.000 persone, forse anche di più in questa piazza, è veramente incredibile ed è veramente, cioè, è questo che
questo mare che intendiamo per movimento, perché siamo tante persone che condividiamo un obiettivo e ognuno di noi dedica magari 1, 2, 3, 5 anni alla politica, sottraendoli alla famiglia, al lavoro, però poi sa che ci sarà qualcun altro che porterà avanti il suo lavoro. E quindi, anzi, vi invito a partecipare. Mi spiace che per forza di cose siamo messi così, noi siamo sul palco, voi siete sotto, ma non è questo lo spirito del movimento. Lo spirito del movimento è che voi possiate partecipare grazie alla rete, che è uno strumento meraviglioso che vi permette veramente di discutere con noi uno a uno. Quindi scriveteci, contattateci, scusateci se alle volte non rispondiamo immediatamente a tutte le vostre segnalazioni, non possiamo prendere in carico tutti i casi che ci proponete, perché come sapete appunto noi non abbiamo una lira, non abbiamo uno staff, non abbiamo persone pagate. La nostra campagna elettorale costerà 3.500 euro, mentre quella di Fassino e Coppola costerà 750.000, 800.000. Quindi... Vi ringrazio molto anche per questo applauso, però vi prego, prima di andare via, di agevolare 1-2 euro ai banchetti là sotto, dove c'è la possibilità di lasciare una donazione, così... Agevolare, sei meraviglioso, agevolare, è ingegnere. Ecco, e quindi... No, perché così magari riusciamo a stampare ancora un po' di volantini che poi vi invitiamo a prendere, a dare ai vostri amici e così via. Adesso io avrei tantissime cose che vorrei raccontarvi. Forse mi spiace cominciare con una negativa. Forse una delle cose più brutte che ho scoperto facendo questa attività politica è l'arroganza del potere, che da fuori un po' si vede, ma dall'interno si vede molto di più. E io volevo scusarmi con tutti voi, specialmente quelli là in fondo che sono dietro questo cantiere messo lì, perché noi abbiamo chiesto la piazza un mese fa al comune, che ci ha assicurato che avremmo avuto Piazza Castello. L'abbiamo chiesta per primi con tutte le carte bollate in regola, e dopodiché magicamente il comune ha deciso che proprio oggi doveva ripavimentare quell'angolo di piazza. Quando siamo arrivati il cantiere arrivava fino alla metà, abbiamo hanno negoziato paura! Chiedendo di farlo spostare. Ecco, hanno paura, questo è proprio l'atteggiamento di chi ha paura, perché non è un caso che in questa città nelle ultime 2 settimane di campagna elettorale ci sia la Formula 1, il Giro d'Italia, gli Alpini, eccetera, perché vogliono cancellare la discussione democratica, vogliono che si arrivi al giorno delle elezioni e la gente non sa che esiste nessun altro candidato a parte Fassino. Visto dall'interno è veramente deprimente e fa il paio con l'arroganza di chi pensa di aver già vinto queste elezioni e quindi si permette di mettere in lista un pregiudicato come la ganga, di farsi gestire la campagna elettorale da un altro pregiudicato che si chiama Quagliotti, che è una persona che è già stata condannata 2 volte, una per lo scandalo delle tangenti dell'83 in cui fu coinvolta e cadde la giunta di Novelli, e una poi per il periodo di Mani Pulite, quindi 2 volte. Ecco, e queste persone, adesso non so se prova la terza, non so, comunque alla fine queste sono le persone a cui chi vota Fassino affiderà Torino, e questa è una cosa che vi prego di comunicare in giro, perché ovviamente i giornali cittadini non ne parlano. Ecco, e l'arroganza del potere si vede anche in questioni più grosse. Io vorrei ricordare il caso del nostro amico Raffaele Rossi, adesso è una persona che ha denunciato un caso di corruzione all'AMIAT. Non so quanti di voi conoscono questo caso, perché anche in questo caso i giornali non ne parlano mai. Questa è una persona che ha denunciato il fatto che il presidente dell'AMIAT, che era un esponente dei comunisti italiani, per chi dice che la sinistra è diversa, gli ha proposto 100.000 euro di mazzetta, gli ha detto che gli sarebbero arrivati 100.000 euro se lui avesse approvato, fatto andare avanti una delibera di acquisto di un macchinario da parte dell'AMIAT che valeva 4 milioni di euro e che era totalmente inutile, era soltanto una spesa. Dopodiché Chiamparino ti dice: abbiamo investito nella metropolitana per fare investimenti. In realtà i soldi spesso vanno in queste cose qui. Ebbene, dopo che lui ha denunciato questa cosa e ha fatto partire il procedimento legale, è stato isolato, scaricato dal suo stesso partito, da tutto il mondo politico. Lui si aspettava il supporto del comune, Chiamparino, lo dice lui stesso, l'ha maltrattato quasi, e il comune non si è neanche costituito parte legale. I dirigenti AMIAT sono ancora lì e Raffaele ha perso il suo lavoro. E questo è come si comporta il potere in questa città. Ecco, allora noi a questa arroganza non vogliamo rispondere con altra arroganza, perché di arroganti in Italia ce n'è già troppi. Noi vogliamo rispondere con fermezza, quindi saremo gentili ma fermi, non molleremo, insisteremo e vi promettiamo che faremo tutto il possibile finché ci saremo lì per cercare di evitare che queste cose succedano di nuovo. Grazie. Credo che se andiamo avanti così finiamo verso le 7:30. Non so se tagliare un po' le cose che devo dire.
No, mi piacerebbe raccontarvi, perché in questa esperienza meravigliosa di girare per tutte le piazze e quartieri di Torino si scoprono delle storie incredibili, veramente. Si scoprono ragazzi sulla sedia a rotelle a cui l'ASL taglia i soldi per le loro cure che gli sono necessarie per riabilitarsi e devono andare in causa con l'ASL. Si scoprono famiglie che comprano case come nella zona di Spina 3 e poi scoprono che il meraviglioso parco alberato che gli è stato promesso in realtà è una spianata con quattro alberelli e il cemento sotto, e scoprono che nelle pozze sotto casa vengono fuori metalli pesanti dal terreno perché evidentemente le bonifiche industriali non sono state fatte, e quindi c'è anche un problema in quella zona di bambini che si ammalano per avvelenamento da metalli pesanti. E in quella zona c'è anche una palestra che a causa del cantiere del passante ferroviario gli sta crollando in testa ai ragazzi, hanno dovuto smettere di fare attività sportive e il comune non gli ha trovato un altro spazio, nonostante trovi spazi per qualunque associazione di qualunque genere, semplicemente perché probabilmente non erano del colore giusto. Oppure c'è il problema della Falchera, dove dopo che hanno fatto il tunnel dell'attraversamento del 4 hanno in qualche modo interrotto la falda, e adesso gli abitanti hanno l'acqua che per tutta l'estate gli viene su, hanno le case allagate e nessuno risponde di questo problema. Il comune dice non siamo noi, il GTT dice non siamo noi, e questi da anni hanno le case allagate e niente succede. E queste sono cose di cui appunto a Torino non sentirete parlare, perché il messaggio è che a Torino va tutto bene e che a Torino non dovete preoccuparvi di niente. Allora, in realtà a Torino ci sono almeno 3 emergenze. La prima è una cosa che ci tengo a citare perché non ne parla nessun candidato, è l'emergenza povertà. Ci sono decine di migliaia di famiglie che negli ultimi 2-3 anni sono scese sotto la soglia di povertà. Ecco. E di queste famiglie si occupa un po' la Caritas, il volontariato, ma nessuno le menziona, bisogna far finta che non esistano. Poi c'è l'emergenza del lavoro. Torino è la città con la disoccupazione giovanile più elevata d'Italia, 32%, cioè un giovane su 3 non ha un lavoro, e un altro probabilmente ha un lavoro precario, saltuario, quando capita, schiavizzato, sfruttato e così via. E la terza emergenza è quella dell'ambiente, perché siamo anche la seconda città più inquinata d'Europa, e nonostante questo insistiamo con politiche che fanno aumentare l'inquinamento, perché il progetto di Fassino e di Chiamparino è di costruire nuovi quartieri e di cementificare. Guardate, io sono nato e cresciuto nella zona di Parella Pozzo Strada, ricordo da bambino Parella Rus, ricordo da bambino delle bellissime villette di inizio secolo che sono state in questi anni tutte abbattute per costruirci dei palazzoni di 10 piani sopra, e questo adesso lo vogliono fare qui davanti alla Mole. Noi siamo andati anche a manifestare per sollevare l'attenzione su questa cosa, vogliono tirare giù un antico edificio dell'Ottocento e farci un bel palazzo di 7 piani che ostruirà completamente la visuale della Mole dall'unico punto in cui è ancora visibile per intero, quindi non hanno riguardo neanche più per i monumenti. E poi ci sono i piani di grandi speculazioni edilizie, quindi la variante 200, la cementificazione dello scalo Vanchiglia, che sono poi Corso Marche sicuramente, sono questioni, poi sono attività devastanti per il territorio, perché quando si ricopre di cemento si aumenta la densità di persone, aumenta il calore prodotto, aumenta la pressione, il traffico, e quindi si distrugge per sempre non solo il paesaggio ma proprio l'ambiente della città. E poi per concludere ci vogliono mettere sopra un bel inceneritore che costerà 500 milioni di euro, quindi noi abbiamo 5 miliardi di euro di debito e ne vogliono aggiungere mezzo. È una tecnologia, come sapete già, è una tecnologia obsoleta, inquinante, che aumenterà la mortalità da cancro, e però conviene perché c'è un giro di soldi sotto queste cose e quindi questo inceneritore andrà avanti. Noi a questa visione della città vogliamo opporre una visione completamente diversa. In particolare io vorrei iniziare da un'osservazione che secondo me è fondamentale per risollevare le sorti di questa città. Il problema dell'innovazione, perché tutti vi dicono che per creare posti di lavoro, nuova economia, bisogna partire dall'innovazione, dai settori tecnologici, investiamo possibilmente non sui SUV di Marchionne che non hanno futuro, che quella è una scusa per chiudere Mirafiori nel giro di 3 anni, ma su una mobilità sostenibile, su veicoli elettrici, sull'economia verde, ICT, internet e così via. Questo ve lo dicono tutti. Però c'è una seconda parte di questo discorso che nessuno vi dice, che se voi andate in Silicon Valley a vedere come sono nate queste grandi aziende innovative, perché adesso aziende come Google sono più grosse della Fiat, ecco, scoprite che i due fondatori di Google, quando hanno fondato Google, avevano 25 anni, quando hanno fondato Facebook ne aveva 20. Quindi c'è un problema mentale, questo senza nulla togliere al valori alti dell'esperienza delle persone di generazioni più avanzate, però specialmente in questi settori tecnologici si può essere innovativi a 20 anni, a 30 anni devi già aver costruito, sei già un leader, e a 40 anni spesso vai in pensione, cambi mestiere. Allora, se noi vogliamo veramente puntare su questi settori, c'è bisogno di un rinnovamento generazionale, ma non finto. Cioè,
non è il finto rinnovamento del Coppola, che tra l'altro era mio compagno di liceo e già a 15 anni faceva il PR alla discoteca e adesso più o meno sembra che faccia ancora il PR alla discoteca. Ecco. Non è quel rinnovamento lì, perché si può essere vecchi dentro anche avendo 20-25 anni, si può essere incapaci e raccomandati anche a 25 anni e si può essere giovani dentro anche a 70-80, cioè non è che... Però è proprio un cambio di mentalità, è il vivere nel 21esimo secolo, nell'epoca globalizzata, nell'epoca digitale, nel sapere cos'è un computer, non farselo accendere dalla segretaria. Sono queste le cose che poi fanno la differenza quando si deve creare l'innovazione e quindi creare veramente il nuovo lavoro. Anche io ho 36 anni, tra l'altro sono il più giovane di tutti i candidati sindaco, cosa strana perché alla mia età in altri paesi sei già amministratore delegato di grande azienda, ministro eccetera, ma io qui sono il giovane, no? E sarò giovane ancora fino a 45-50 anni credo. E quindi sostanzialmente il problema è che anche io ho tanti amici coetanei che sono emigrati a Milano, emigrati all'estero, e proprio queste sono le energie che dobbiamo riuscire a riportare qui. E le persone emigrano perché qui a Torino non c'è una possibilità, perché non viene data, perché c'è comunque un giro abbastanza ristretto che governa questa città da 30-40 anni, e se tu non fai parte di quel giro lì, non ottieni finanziamenti per fare una nuova azienda, non ottieni il fido in banca per aprire un negozio, non ottieni neanche la possibilità di accedere a posti di responsabilità, mentre poi magari un Lapo Elkan, per dire, va a fare il disastro che fa, però viene messo lì immediatamente, e tante altre persone meno famose di lui. Per cui questo è forse il primo elemento su cui bisogna puntare. E poi l'innovazione è anche tecnologica, per cui nel trattamento dei rifiuti ne abbiamo parlato, della mobilità, ci sono tanti piccoli cambiamenti nel rapporto col comune usando la tecnologia che si possono fare per migliorare la qualità della vita. Ecco, però l'ultima cosa che vorrei dire rispetto a come alla nostra visione della città, io vorrei aggiungere una cosa di cui anche qui non parla nessuno. Secondo me è importante che una città sia anche bella, che ci sia della bellezza nella nostra città, perché l'obiettivo della vita, del governo della città, non può essere solo l'efficienza, la produzione, l'efficienza dello spostamento dei servizi, della mobilità. C'è bisogno che sia un piacere vivere a Torino, e Torino è una città bellissima, però sta venendo rovinata, e noi dobbiamo preservare la bellezza di Torino, perché quello è un valore importantissimo che se lo perdiamo nessuno ci restituirà mai. E quindi ecco, io adesso chiuderei, così passo la parola tra poco a chi deve ancora passare. Sì, mi ricordano almeno una decina di informazioni che vi dobbiamo dare, tipo che non siamo candidati solo al comune, ma siamo candidati in tutte e 10 le circoscrizioni, che per votare dovete fare la croce sul simbolo del Movimento 5 Stelle e magari sulla scheda del comune anche sul mio nome. È importante, più importante quello sul simbolo, ma se la mettete anche quello sul mio nome non succede che qualche rappresentante di seggio così magari ne fa un'altra da un'altra parte. Ecco, quindi meglio due croci che per sicurezza. E quindi ci stiamo organizzando una serie di serate nelle circoscrizioni. Adesso vi faremo poi qualcuno verrà qui a leggervi le date precise. Io chiuderei con un appello, però l'ho già fatto l'anno scorso, lo ripeto quest'anno: parlate con tutti quelli che conoscete, chiedetegli, ma tu sei convinto di votare Coppola, Fassino, veramente pensi che queste siano le persone che possono costruire un futuro per questa città? Scoprirete che il 90% delle persone con cui parlate non lo è, però non ha mai sentito parlare di noi, perché noi non passiamo poco sui media o nulla, e se passiamo in modo distorto, con la stampa che pubblica le mie foto con le smorfie. Cioè, per cui vi auguro prima o poi anche a voi di provare l'esperienza di essere pubblicati sul giornale della città, che vedono tutti con una faccia così, che, ecco, succede. Chiedete alle persone se sono veramente convinte di questa scelta, fategli sapere che c'è un'alternativa, e in particolare anche a quelli che non vanno più a votare, che non si fidano più, ma sì, sono tutti uguali, fategli capire che l'astensione è il miglior regalo che potete fare alla casta. C'è qualcuno? Ciao Michele. Vabbè. Comunque, fategli capire che l'astensione è il miglior regalo possibile che potete fare alla casta, perché è proprio quello che vogliono. Spesso anche queste tonnellate di liste patacca che sotto sotto sono promosse poi dalle coalizioni maggiori servono proprio a farvi disamorare il voto, a non farvi più andare, a creare confusione, a convincervi che tanto la politica non serve più. E invece la politica è una cosa bella, è una cosa molto importante, perché la politica è l'unica cosa che può ridare un po' di speranza a questa città e a questo paese, e senza la speranza non c'è vita.
mi ricorda solo agli incontri di cui parlava poco fa Vittorio. Allora, noi ci incontriamo il 5 maggio, giovedì prossimo, in circoscrizione 3 e 4 alle 21.30 in via Moretta 55 bis. Nella circoscrizione 6 il 9 maggio alle 19 alla Cascina Marchesa. Nella circoscrizione 2 e 10 il 10 maggio in corso Orbassano 327A. Il 2 maggio alle 21 in corso Belgio 91 per la circoscrizione 7. Poi per la circoscrizione 5 il 3 maggio alle 20.30 via Stradella 192. La circoscrizione 1 giovedì 5 maggio alle 21.30. Grazie, ciao. Sono tutti comunque Movimento Torino.it. Abbiamo con noi il professor Cancelli che farà un intervento brevissimo sul NOTAV, perché riteniamo importante parlare anche di questo argomento a Torino, perché a Torino c'è un'informazione molto distorta, ma mi fa piacere scoprire che ormai moltissime persone sanno anche perché veramente il TAV è una truffa. Allora. Dunque, per chi non mi conosce, penso la maggior parte di voi, in realtà sono un ex professore, adesso in pensione, del Politecnico. Sono anche un membro della Commissione Tecnica della Comunità Montana e sono un aderente al Movimento NOTAV. È quindi inevitabile che parli anche di questo argomento. Non so se avete notato, ma ci accusano in continuazione di insultare i nostri interlocutori, chiamiamoli così, invece di affrontare un pacato discorso tecnico con loro. Io penso che per una volta dobbiamo dargli ragione e quindi comincio subito con gli insulti, così non ci penso più. Il progetto della Torino-Lyon è una truffa, nel senso che non ha nessuna possibilità di ritorno economico in senso monetario e non svolge alcuna funzione positiva in termini di miglioramento delle condizioni sociali, i cosiddetti effetti economico-sociali. È semplicemente una truffa. E il modo con cui questo processo viene mantenuto in vita è quello di mettere in circolazione dei dati che non sono sbagliati, sono dei falsi voluti. Che siano sbagliati ci vuole poco a giudicarlo, basta saper leggere. Vi do soltanto un dato che serve a chiarire la situazione. Nelle loro farneticanti, loro intendo quelle di LTF o dell'Osservatorio di Virano, nelle loro farneticanti proiezioni dei flussi di traffico, volendo dimostrare che già nel 2012 o al massimo nel 2018 sarebbe stato necessario costruire una nuova linea perché la vecchia sarebbe stata satura, hanno sparato che nel 2010 sarebbero passati 16 milioni di tonnellate di merci sulla vecchia linea. Indovinate quanti ne sono passati? 2,4, 6 volte di meno. Ma il vero problema, che ora non posso, anche per non portare via tempo a una manifestazione che ha un significato molto più ampio, non posso entrare nel merito, ma vi assicuro che il modo con cui hanno ottenuto questi risultati è semplicemente indecente, nel senso che ci sono degli errori dentro, voluti, che nemmeno l'ultimo cretino avrebbe potuto accettare. Ho una certa esperienza in proposito, non starò a farvi la storia della mia vita, ma vi do la mia parola che non avevo mai visto niente di così intellettualmente sconcio. E siccome le persone che mettono in circolazione questi dati per mantenere in vita il processo, appunto, che dovrebbe portare alla costruzione della linea, traggono dal fatto di mantenere in vita il processo i loro guadagni, i flussi finanziari, gli stipendi che sono 400 volte quelli di una persona normale, il controllo dei finanziamenti che serve a far contenti i loro clienti, cioè tutta la rete clientelare e mafiosa che ruota attorno ai partiti, allora io direi che siccome lo fanno per questo, il fatto che facciano dei falsi non è accettabile. Un comportamento da delinquenti, vogliamo chiamarli col loro nome? Sulla seconda parte invece del loro discorso
sul fatto che non accettiamo confronti, io invece questo mi sento di poterlo smentire. Io personalmente sono disposto ad andare in qualunque posto, in qualunque sede, anche di fronte al braccio giudiziario del Partito delle Cooperative, a sostenere esattamente quello che ho detto ora, che si tratta di un falso voluto. Ed ora scusate, cambio un attimo argomento, perché per noi, per quelli che vengono dalla Val di Susa, per quelli come me, questo è un argomento molto importante. Però è anche vero che in questa piazza, prima mi è stato fatto notare, diciamo un po' arrabbiati, vi sono tanti interessi diversi e c'è un popolo stupendo che questi interessi rappresenta. E io sono convinto che è necessario combattersi e combattere anche in difesa delle proprie situazioni, della regione, del posto dove si vive. Infatti noi ci opporremo alla costruzione della Torino-Lione, anche se verranno con i carri armati. Ma non è vero per molti di noi, sicuramente non per me, che pensiamo solo a questo. Io penso che oggi qui sono stati toccati tantissimi argomenti, ciascuno dei quali fondamentali, molti dei quali più importanti, forse della difesa del territorio che a noi sta a cuore. Qui si è parlato della privatizzazione dell'acqua, qui si è parlato delle centrali nucleari, dello sviluppo nucleare, qui si è parlato dell'imperialismo e del colonialismo di ritorno. E io sinceramente, per ragioni mie personali e della mia storia, ritengo più tragico il bombardamento dei civili bruciati vivi a Fallujah con le bombe al fosforo che non la distruzione del territorio di casa mia. Ma il vero problema, vabbè, adesso stringo, il vero problema, vedete, che quello che noi ci troviamo di fronte, la struttura di potere, è una struttura di potere trasversale che sta dietro a tutto questo. Nella forma della speculazione finanziaria sono dietro all'industria delle armi, sono dietro alle società fittizie per la privatizzazione nascosta dell'acqua, sono dietro alle imprese di tipo neocoloniale, sono sempre gli stessi. Sono sempre gli stessi e proprio per questo noi non possiamo nemmeno in Val di Susa sognare di vincere una battaglia sola, possiamo vincerne soltanto una di carattere generale, dobbiamo liberarci di questi. E sotto questo punto di vista, smetto, lui ha ragione, ho preso troppo tempo, ma io trovo che questa piazza è una grande speranza. Grazie. Italiani, italiani, chiudiamo con uno, un eroe dei due, i consiglieri regionali, sono quelli che fanno petizioni per abbassare gli stipendi, che vengono presi a calci. Eccoli qua, un medico, Davide Bono. C'è anche il collega Biolè. Un saluto a tutti. Un anno dopo e forse due mesi in più ci ritroviamo in questa piazza che è ancora più piena di quanto lo fosse l'anno scorso, quindi vuol dire che probabilmente abbiamo lavorato bene, questo è un segnale e noi siamo contenti di questo, della gente che ci viene a dire ci ringrazia per quello che stiamo facendo, il nostro pane quotidiano, perché stare tutti i giorni a contatto con le persone, dei partiti, con la casta e con i lobbisti che vengono in consiglio a dare i suggerimenti agli assessori, perché da soli ovviamente non saprebbero dove andare a spendere, usare i nostri soldi, i soldi di tutti i contribuenti, noi veramente ci troviamo un po' spaesati, ci sentiamo soli, quindi siamo contenti di vedere questa piazza piena, gremita, che vuol dire che il movimento sta crescendo e il movimento, riallacciandomi a quello che diceva
a quello che diceva il professor Cancelli, è l'unica forza politica in Italia che si oppone veramente allo scempio e alla devastazione del nostro paese. Perché quando si parla di acqua da privatizzare, lo fa il centrodestra, lo fa il centrosinistra, perché il decreto Lanzillotta nel 2006 volevano privatizzare l'acqua. Il nucleare, Bersani, il telegrammi che scambiava, che ha preso WikiLeaks con gli americani, voleva il nucleare in Italia, e adesso vengono a fare le manifestazioni contro il nucleare, tutte palle. Sono tutte palle. Sul TAV sono tutti d'accordo, noi li abbiamo tenuti inchiodati alle loro sedie per 2 mesi, abbiamo presentato 500 emendamenti e 89 ordini del giorno, e il PDL alle 3 del pomeriggio si stancava, andavano a casa, perché giustamente prendono 10.000 euro al mese, più un gettone di presenza, netti ovviamente, più un gettone di presenza per ogni volta che vengono, però alle 3 del pomeriggio devono andare a casa, sono stanchi, poverini. Quindi cadeva il numero legale e tutti a casa. E chi incolpavano? Il Movimento 5 Stelle, perché noi lavoriamo e vogliamo lavorare e vogliamo realmente discutere delle leggi che vengono presentate in Consiglio. Mentre il PDL e il PD non hanno voglia di lavorare. Tra l'altro vi dico solo questa chicca: il Partito Democratico, ovviamente con la Bressa, come ha detto prima Beppe, erano convintissimi, strasicuri di vincere. Stranamente adesso, mi spiace molto per loro, sono all'opposizione. Avevano cambiato come ultima cosa alla fine della scorsa legislatura il regolamento per silenziare le opposizioni, un regolamento antidemocratico. Infatti noi abbiamo fatto un post sul nostro sito www.movimentopiemonte.it: il PD stupra la democrazia, perché loro hanno fatto questo regolamento per poterlo usare in maggioranza, adesso si trova in opposizione e ora se lo prendono in quel posto. Perché chi attenta alla democrazia, chi attenta alla Costituzione, li si ritorce contro. Quindi nessuno tocchi la Costituzione, i principi fondamentali, come vuole fare il PDL, perché dovranno passare sui nostri cadaveri, ovviamente. Speriamo di no, speriamo di adesso. Mi dicono no, vai avanti tu come... Diciamo che faremo una resistenza democratica come la stiamo facendo nelle piazze e come la facciamo adesso nei consigli comunali e regionali, e io sono convinto che faremo un risultato pazzesco qui a Torino, perché, ma scusatemi, ma come si fa a votare Fassino? Come si fa? Come si fa? Uno che non sa neanche allacciarsi le scarpe, 40 anni che sta in Parlamento e non sa più cosa vuol dire, probabilmente non ha mai saputo cosa vuol dire lavorare. Noi qui siamo la democrazia, loro no, sono la casta, e quindi noi siamo qui per abbattere la casta e portare i progetti, le 5 stelle che sono i nostri gazebini in fondo, che nessuno non solo vuole fare ma neanche sa cosa sono, perché quando ti parlano di energie rinnovabili loro pensano a bruciare il legname, come ha fatto la Bresso con la sua legge nella scorsa legislatura: bruciano la legna e poi la importano dall'Ucraina, magari legna radioattivo, importano l'olio di palma dall'Indonesia. Quelle per loro sono energie rinnovabili. Spieghiamoli che cosa sono, che cos'è il nostro futuro e come vogliamo che sia. Quindi assolutamente Movimento 5 Stelle, 15 e 16 maggio, una croce sul simbolo, una croce sul candidato Vittorio Bertola. Grazie. Mi danno i suggerimenti, ovviamente la prima cosa che noi abbiamo fatto è entrati in Consiglio regionale, lo sapete, abbiamo chiesto, noi ci siamo ridotti lo stipendio a 2.500 euro netti al mese, il resto va in un fondo progetti che serve a finanziare i progetti che tutti voi potete sottoporci, ovviamente di pubblica utilità collettiva, non privatistica, e quindi praticamente per quanto riguarda questi soldi, 2.500 euro netti al mese, che sono già tantissimi tra l'altro, perché io vorrei che questa fosse la cifra che tutti voi che lavorate, tutti quelli che lavorano, prendono ogni mese per poter vivere dignitosamente come sancisce la nostra Costituzione. Abbiamo chiesto ai consiglieri, così un po' timidamente, ma per caso volete anche voi ridurvi lo stipendio, noi abbiamo stati un po' più bravi, 3.300 euro netti al mese, ci hanno preso a calci, perché abbiamo pensato di ridarli delle banconote finte, probabilmente per quello si sono arrabbiati, e abbiamo dato le banconote facsimile, marchiate appunto Notav, perché il Notav è il simbolo di come i partiti hanno bisogno di soldi per mandare avanti i loro carrozzoni burocratici, quindi hanno bisogno di soldi, rimborsi elettorali, le opere inutili,
il ponte sullo stretto, il TAV, eccetera, eccetera, e hanno bisogno degli stipendi per far andare avanti tutta la campagna elettorale con cui loro diventano magari sindaci, rubando con i nostri soldi, perché ce li rubano a noi, perché non investono sul nostro benessere, ma li investono sulla loro carriera. E noi carriera non la vogliamo fare. 10 anni a casa, ma li mandiamo tutti a casa adesso. Ai banchetti potete firmare la petizione per ridurre gli stipendi dei consigli regionali. Noi abbiamo fatto la legge, ce l'hanno bocciata, ora siete voi che dovete chiedere ai consigli regionali, quando li vedete, di ridursi lo stipendio, che i consigli regionali prendono dai 10 ai 15 mila euro netti al mese. Quindi ai banchetti firmate la petizione e prendete i gadget del Movimento 5 Stelle, che la loro campagna è tutta autofinanziata. Grazie. Signori, io... se posso darvi la mia impressione girando il Piemonte, piccoli centri da 20.000 persone, Pinerolo, si stanno raddoppiando, triplicando la gente, quindi cominciate ad essere più informati, a non farcela più, anche voi siete stufi. Questo è un movimento che andrà avanti nei comuni, nelle regioni, e io vi dico una cosa: se noi resistiamo fino al 2013, che ci saranno le nazionali, attraverso la rete sarà votata una lista che entrerà nel Parlamento, e io vi dico, ne sono sicuro, che se 30-40 ragazzi entrano nel Parlamento sono morti. Grazie a tutti, grazie a nome di tutti, grazie. Un po' di musica, ora andate, disperdetevi e spargete il verbo. Ciao, grazie.